Ben ritrovati su Amica Borsa, è ancora Mike Zillo che vi parla. Siamo oggi al secondo video articolo di Amica Borsa in tema criptomonete. Nel primo video articolo abbiamo visto come stessi affrontando una competizione di trading su ANKR, che è appunto un token appena listato da pochi giorni, insomma dall'inizio della competition su Binance. E in seconda battuta, nel primo video articolo, avevamo visto un mio punto di vista, insomma quello che stava succedendo sul halving di Litecoin. Per quanto riguarda l'halving di Litecoin, mi sento di dire che insomma la situazione è abbastanza già ormai stazionaria di nuovo. E quello che intanto è cambiato è che la competizione di trading su NKR nel frattempo è finita. Oltre al fatto che sia finita la competizione su NKR, vedete un quadro nuovo, new entry nella family, è un quadro di Salvador Dalì un pochino riadattato in tema criptomonete. In pratica questo quadro volete un po' trasmettere la fugacità del tempo tramite un nome utilizzato in gergo con cui viene chiamato questo quadro, appunto orologi molli, e che appunto raffigura la fugacità del tempo, quanto il tempo sia volubile e soprattutto quanto il tempo sia anche soggettivo rispetto alle esperienze che stiamo vivendo. Quindi, chiusa parentesi, insomma, non faccio recensioni artistiche, quindi adesso vado a raccontarvi come ho vinto questa competizione di trading su ANKR. La competizione l'ho vista il 5 di agosto, sarebbe iniziata a mezzanotte fra il 5 e il 6, quindi il 6 di agosto è stato il primo giorno operativo di trading. La competizione di trading si è poi chiusa alla mezzanotte del mattina del 13, quindi di fatto il 12 agosto è stato l'ultimo giorno completo per fare trading su ANKR, sempre in orario UTC, quindi in orario universale. E com'è partita? Beh, è partita abbastanza male perché comunque l'aggiornamento della classifica ci veniva dato ogni 24 ore. E questa volta, a differenza di altre, era una competizione in cui venivano premiati i primi 100 di tutta Binance come volume di trading. Quindi, a differenza di altre competizioni, in cui magari se si trada tipo 250 Binance Coin, è la competizione a cui ho partecipato, anche lì mi sono qualificato. Circa un mesetto fa, peraltro sono riuscito a qualificarmi quando ancora qua nella casa nuova ero senza internet, quindi in qualche modo sono riuscito comunque a fare trading e in mezza giornata a qualificarmi per questa competizione. Mi sono portato a casa, al netto delle cose, circa 1,2 Binance Coin, che equivalgono all'incirca 30 dollari. Non è una cifra che mi cambia la vita, ma sicuramente, a parte il Binance Coin che fa sempre comodo per pagarci le commissioni, è pur sempre una cifra che buttarla via non è bello, non è rispettoso nei confronti del denaro, il denaro va rispettato e quindi quando è possibile guadagnare del denaro, sempre meglio portarselo a casa. Ecco che una persona col mio conto, in quel caso si è qualificata facilmente, altre persone magari hanno fatto un po' più fatica perché comunque ci hanno messo magari qualche giorno, anche se con un conto molto più piccolo di quello che utilizzo io in questo momento, ma la bella cosa cosa è stata, anche per me la soddisfazione, vedere certe persone che hanno dato il massimo e pianificarsi qual era il numero di operazioni con quale volume che dovevano fare ogni giorno. È una bella disciplina e sicuramente anche una bella scuola di crescita, sia personale, come disciplina personale, quindi autodisciplina, ma anche come disciplina di trader, perché se uno riesce a condizionarsi e soprattutto poi a rispettare il proprio programma nell'arco di qualche giorno fino ad arrivare all'obiettivo, che in quel caso era 250 Binance Coin, è tanto di cappello. Qualche ragazzo del club ce l'ha fatta, persone peraltro che lavorano anche a me molto vicine, e sono veramente molto contento di fatto di averli ispirati a raggiungere questo risultato. Il risultato su ANKR che ho raggiunto è secondo me sensazionale perché è vero che utilizzo magari un conto che la maggior parte delle persone magari non utilizza come size, come volume. E però per qualificarsi a queste competizioni, a volte è opportuno avere dei conti molto molto grossi. Quindi com'è iniziata? Voglio raccontarvi un po' in soldoni com'è andata. Allora, la competizione al netto delle cose è iniziata il 5 perché ho dovuto prepararmi, ho dovuto studiare il terreno, quindi guardare su quale mercato fare trading, quale mercato utilizzare. ANKR era quotata contro Bitcoin, non è quotata contro Ethereum, era quotata poi contro tre stablecoin, mi pare, USDT, Paxos e USDC. Quindi di fatto c'era qualche mercato che però io utilizzo anche relativamente poco e quindi insomma alla fine mi sono trovato un attimo a dover anche cambiare rotta in corso d'opera, ma di questo ve ne parlerò fra poco.
Il mercato era un po' statico perché la moneta NKR oscillava costantemente in un valore fra 40 e 50 satoshi, ma ci metteva un giorno per passare fra 40 e 50 satoshi, ma la maggior parte del tempo durante la giornata lo passava nell'arco 42, 44, 45. Era un po' difficile fare trading in questa maniera qua. I primi giorni ho provato, anzi ho fatto trading proprio nel mercato NKR contro Bitcoin. Ma mi sono un pochino accorto che era difficile da utilizzare proprio perché c'è una coda degli ordini eccessivamente lunga. Quindi se ad esempio la liquidità del mercato era di 90 Bitcoin, 100 Bitcoin come controvalore al giorno e c'era una coda d'ordine per essere eseguiti di 4 Bitcoin, la vicenda lì era un po' lunga. Allora, dopo qualche giorno che ho provato, perché immagino ci sono stati anche dei giorni in cui la volatilità è aumentata molto in seguito di un grande aumento di volumi, in cui i volumi sono passati da 80 Bitcoin a 750 Bitcoin nell'arco di 24 ore. È chiaro che in questo momento, cioè in questo frangente, la volatilità è aumentata molto, ma è aumentata molto per tutti. È aumentata molto per tutti, quindi con questa volatilità di mercato erano avvantaggiate le persone con un conto ancora più grosso del mio, non certo io, che comunque riuscivo a muovere certe size che mi permettevano sia di portare a casa il profitto, sia di compensarmi le commissioni per andare comunque almeno a pareggio sull'apertura e chiusura dell'operazione, ma di fatto non ero io la persona che giovava di questa grande volatilità, ma giovavano le persone con i conti più grossi in quel momento in operazione. Serviva quindi un po' un diversivo. Sei un diversivo anche perché i primi 2 giorni nella classifica che ti davano ogni mattina, la giornata una volta al giorno, ero entrambe le volte fuori dalla top 100. Era un po' strano, cioè dovevo capire un po' con chi stavo giocando, con chi stavo competendo e a quel punto ho trovato una mail in cui mi dava la classifica aggiornata, appunto, ma soprattutto mi dava i volumi tradati dalle prime 10 persone. Tenetelo bene a mente perché questa informazione servirà prossimamente, perché quando facevo trading non sapevo a cosa andavo incontro, a che volumi andavo incontro, quindi non sapevo quanto realmente dovevo tradare un bitcoin al giorno, dovevo tradare 5 bitcoin al giorno, dovevo tradare 10 bitcoin al giorno, 20 bitcoin al giorno, non lo sapevo. Sta di fatto che al terzo giorno ero in posizione 189esima. Ai giorni successivi la successione è stata 204 e a un certo punto da quando ero in 204esima posizione ho capito che lì o iniziavo a cambiare marcia oppure non ci avrei mai fatta. Dalla posizione 204esima poi sono passato in 179esima, 149esima all'ultimo giorno e qui voglio soffermarmi. Ero a 24 ore dal termine della competizione in posizione 149esima e una persona comune magari poteva arrendersi perché diceva beh, ho 50 persone circa davanti a me, sicuramente anche loro stanno facendo il massimo per arrivare entro i primi 100, stanno sgomitando e quindi magari non ho possibilità. Potrebbe essere vero, potrebbe essere falso. Intanto qua a schermo state vedendo la mia posizione, insomma, il fatto che è vero e di fianco vedete anche il volume di ANKR che ho tradato per farvi vedere, insomma, che è una cosa reale quella che ho fatto. Una volta che è passato questo, quindi capite che sto dicendo la verità. Qua vedete i volumi tradati. Vedete che c'è una certa discontinuità. Perché c'è una certa discontinuità? A 24 ore dalla fine mi serviva sapere con chi avevo a che fare. Quindi dovevo crearmi un modello matematico che mi avrebbe detto quanto avrei dovuto tradare per rientrare in primi 100. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato i dati che avevo a disposizione, ho creato un modello matematico, questa volta è stato possibile farlo semplicemente grazie a qualche funzione di Excel. L'ho fatto e come vedete in questa immagine qua adesso che viene a schermo, dovrebbe essere comparsa, vedete il modello. Adesso facciamo un attimo di zoom. Vedete che è un modello in cui sull'asse delle ordinate, quindi sull'asse verticale, avevo inserito il volume di NKR tradati. Sull'asse delle ascisse, quindi sulle X, sull'asse orizzontale, avevo inserito la posizione di classifica. In pratica, ad un giorno dalla fine, la centesima posizione in classifica era all'incirca oltre comunque i 30 milioni di monete, i 30 milioni di NKR tradati. Io in quel momento lì, io in quel giorno lì, ero a 12 milioni circa. No, 13 milioni, ero circa 13 milioni e mezzo di NKR tradati. Vuol dire che in un giorno dovevo tradare ben più
ANKR di tutti quelli che ho tradato nei 6 giorni precedenti. Una persona normale avrebbe detto: se va là, ciaone proprio, ci vediamo alla prossima competizione. Io invece ho detto: avendo questo modello a disposizione, ho un vantaggio sleale, perché so le altre persone, so cosa aspettarmi dalle altre persone, quanto hanno tradato. Di fatto avevo tradato 13 milioni, mi servivano come minimo altri 20 milioni di monete tradate. Ecco, 20 milioni di monete tradate le avevo già fatte alle 4 di pomeriggio. Quel giorno lì ho chiesto a Maria, la mia compagna, ho detto: senti, ho questa opportunità, ho anche un orizzonte temporale, scusate, un orizzonte dimensionale di quanto volume avrei dovuto tradare. Sappi che per oggi, l'ho detto, devo fare un compromesso con me stesso, spero tu mi sosterrai, devo fare un compromesso con me stesso per cui dovrò passare tanto tempo al computer a tradare. Se i giorni precedenti il mio volume massimo di trading, per quanto comunque spinto o non spinto, era stato di 2, 3, 4 bitcoin al giorno, nell'ultimo giorno ho fatto 12 bitcoin abbondanti, quasi 13 bitcoin di trading in un giorno all'ultimo giorno di competizione. Questo mi è valso la qualifica come 84esimo in questa competizione. L'84esimo veniva pagato con 5 centesimi praticamente di bitcoin, era quel BTCB di cui vi ho raccontato nel precedente video, che è un bitcoin pegged, una stable coin in pratica, che è sempre ancorata al valore di Bitcoin emessa appunto da Binance. Quindi cosa è successo? Nell'ultimo giorno sono riuscito a qualificarmi, sono andato a letto all'una di notte, mi sono svegliato alle 5 e mezzo di mattina perché avevo degli appuntamenti da andare a fare a Verona, in questo momento mi sono trasferito a Modena. Quindi di fatto era un compromesso sia con me stesso, con gli appuntamenti che avrei avuto il giorno dopo, sia con la mia famiglia, però era una sfida che avevo scelto di vincere. Quando mi sono reso conto dell'opportunità, quando mi ero reso conto prima di iniziare questa competizione, che era la mia portata, avevo capito che non dovevo lasciarmi sfuggire questa opportunità. Ho capito semplicemente che ho questa opportunità, devo coglierla. Quindi, quando l'ultimo giorno mi sono trovato abbastanza svantaggiato, anche come volumi, a dover tradare in un giorno il doppio di quello che ho fatto negli altri 6 giorni, l'ho fatto per un semplice motivo. Se questa competizione, prima della competizione, dell'inizio della competizione, la ritenevo profittevole, dovevo vincerla. Dovevo vincerla perché altrimenti sarei stato io un coglione personalmente, scusate il francese, sarei stato io un pirla a non vincerla perché magari non mi ero impegnato a sufficienza nei giorni precedenti. Invece devo dimostrare a me stesso che ce la potevo fare. Quindi il messaggio che voglio trasmettervi in questo video, in cui spero abbiate trovato anche degli spunti interessanti, se li avete trovati, riguardatelo, è che quando volete raggiungere un obiettivo, siete voi che dovete crederci in prima persona. Non esistono scuse, non esistono sguardi cattivi di altre persone, non esistono giudizi di altre persone, perché avrete sempre qualcuno che sarà contrario alle vostre attività. Fortunatamente in questa competizione non è stato il mio caso, perché tutte le persone che mi circondavano mi hanno supportato. E secondo, siate pronti a tutto, ma proprio a tutto, pur di raggiungere i vostri obiettivi. Perché se non siete voi i primi a credere nei vostri obiettivi, beh, nessuno potrà crederci al vostro posto. Per farvi capire, come vi dicevo, nell'arco dei giorni della competizione ho avuto anche dei ricredimenti. Perché se ho iniziato con il mercato ANKR Bitcoin, alla fine ho finito nel tradare nel mercato ANKR Tether. Perché? Per dei motivi che, insomma, un trader un pochino esperto vede, che chi ha comprato il corso primo assaggio sicuramente riconoscerà qualora dovesse trovarsi in una situazione analoga alla mia, ma di fatto i volumi erano più diluiti. Questo è quello che posso dirvi. I volumi erano più diluiti e mi permettevano quindi di infilarmi all'interno delle posizioni in maniera molto molto più snella e molto più veloce. Anche perché all'ultimo giorno, per il fatto che ho dovuto aumentare un pochino il ritmo, ho ampliato le mie posizioni di trading e di fatto ero spesso io che influenzavo il mercato, perché comunque mi trovavo con una posizione anche abbastanza corposa, certe volte in cui entravo a mercato, scusate, entravo nel mercato, ma sempre con degli ordini limit, in cui di fatto il mio ordine costituiva la barriera che evitava, che precludeva che il prezzo potesse salire o potesse scendere. Il premio per questa competizione, per i qualificati dall'undicesimo al centesimo posto, è stato di 5 centesimi di Bitcoin, che ad oggi valgono circa 550 dollari. Questo
Questi sono soldi che insomma iniziano ad essere più interessanti perché sicuramente con 550 dollari guadagnati stando a casa e di fatto facendo altre cose e facendo anche altro profitto mentre facevo trading, è un risultato che reputo decisamente interessante. Quindi prima di dire che il trading non fa per voi o prima di dire che il trading vi fa paura, sappiate che ogni successo, ogni vostro obiettivo vi porterà ad avere paura qualche volta. Spetta solo a voi decidere quanto prima provare questa paura per arrivare quanto prima ai vostri obiettivi. Da MikeZillo è tutto, spero che questa volta il rimbombo non sia stato eccessivo, ma mi sono attrezzato di conseguenza con delle cose abbastanza ingegneristiche. Per questa volta vi saluto, è tutto, e ci vediamo al prossimo video articolo. Buona giornata a tutti!